Io credo fermamente che tutte le questioni di cui trattiamo, anche la parte meno politica, anche la parte più intimista o la parte più esistenzialista o la parte più filosofica, la parte più psicologica, abbia sempre una connessione con la polis. I momenti politici che ci sono all'interno delle canzoni sono molto l'individuo come vive la situazione politica o come la percepisce. Ci sono disagi per cui non vedi un colpevole nel mondo e quindi anziché politico il discorso si fa magari un monologo interiore o si fa un dialogo con una persona che ti può capire, che sia tuo padre, tuo figlio, tua moglie o un tuo amico. E non ce la fa. Credo che una band sia efficace quando racconta ciò che vive, perché la gente si ritrova in quello che dici. Il posto fisso e non il precariato, quello da cui scappare. L'ecologia del libero mercato è nella pausa sigaretta. È sempre l'individuo che diciamo la prende in culo dalla realtà. Quindi parte sempre da un disagio individuale, non da un mettersi su un pulpito e guardare la realtà dall'alto. Più che una band schierata politicamente, siamo più una band schierata socialmente. Rocco sicuramente si schiera politicamente, però io ho sempre creduto che non dobbiamo avere una connotazione politica noi. Però inevitabilmente poi ce l'hai comunque, perché se parli della realtà che vivi e la critichi, inevitabilmente uno schieramento lo ce l'hai. Se poi parliamo di ideologia, dove finisce la vostra, comincia la mia. Se devo pensare a quello che per me che io apprezzo nell'arte è quando comunica una mancanza, quando comunica un meno, non un più. Lì tu stai abbracciando un po' i tuoi simili, perché è come se gli dicessi: guarda che lo vivo anch'io con la roba che vivi anche te, e quindi il fatto di dirci che c'è, già dirci che c'è quel disagio, ti allarga all'umanità in generale, no? La musica presuppone una parte artistica che va anche a, come canto anche in una canzone, va anche a definire una realtà che sta per essere costruita, una cosa che ancora non è arrivata. L'arte deve scolpire la realtà, non solo raccontarla, che è un po' appunto un richiamo a Majakovskij, all'arte come martello. Nei discorsi che ho fatto con le persone che sono venute ai nostri concerti, non c'è mai stata nessuna occasione o nessuno che è venuto a dirmi o chiedermi chiarimenti o motivazioni politiche, oppure in generale chiedere proprio quale fosse la mia idea di politica. Per ogni disoccupato si porta lo Stato, per ogni soldato si porta la NATO, sono solo parole, non avranno futuro se non stacchi quella cazzo di antenna dal muro. Non sento tanto di avere un ruolo politico quanto sento di poter essere un megafono. Nel senso che io sto un metro e mezzo sopra la gente e ho appunto la possibilità di fare questa cosa, costruita negli anni con impegno, sbattimenti, lavoro, fatica, ma è comunque una posizione antidemocratica e posso ricoprire sicuramente un ruolo politico, ma solamente come megafono, altrimenti andrei a fare politica. Non so ancora bene quanto credere nell'utopia. Sicuramente a livello filosofico e anche psicologico è un po' il motore del cambiamento e il motore dell'attivazione in tante persone. Ogni cosa che ci esce dalla bocca è politica, è un messaggio che viene espresso e che deve avere una responsabilità da parte di chi lo emette.
senza prendersi però troppo sul serio, nel senso che io voglio mantenere anche la libertà di poter cazzeggiare con quello che dico e quindi di poter portare il messaggio su un piano che è totalmente teatrale, se vogliono, quindi di poter confondere anche le idee, come fosse il finale di un film di Nolan che all'ultimo secondo ti dice guarda che forse non è così. La paura dell'Islam è la paura di te stesso, che non ti ricordi più quando è impietoso il tuo riflesso, quando arriverà il tuo turno di lasciare la brianza, forse capirai che è tempo di essere tu la minoranza e verrai chiuso in una stanza rispettando il coprifuoco, finché poi verrà la morte, avrai i tuoi debiti di gioco. E se non dovrai emigrare non è grazie alle preghiere, ma alla disoccupazione che ti ha dato un bel mestiere.